Allora, c'è un po' di polemica, secondo me, ingiustificata per questo fatto che attualmente ci sono dei politici condannati in via definitiva per mafia che sono in galera, ma percepiscono dalla galera un vitalizio di 9.000 euro al mese, no? E io, per carità, vorrei chiarire subito un fatto. Io non voglio passare per il comico che difende sempre i politici italiani, per carità, perché da una parte io la capisco l'indignazione del popolo italiano per questo fatto, no? Dico perché finché sei un politico tipo Formigoni, no? Che hai fatto sottrarre allo Stato 70 milioni di euro, no? E te sei messo in tasca, no? Dei benefit per pochi spicci, tipo 8 milioni di euro. Io lo capisco che ti hanno ridato il vitalizio, no? È giusto, no? Anche perché chi di noi non ha sottratto 70 milioni di euro allo Stato italiano? Cioè, tutti, diciamo la verità. Anche perché la legge, no? Che consente a questi poveri politici italiani di prendere il loro bel vitalizio, no? Perché la legge stabilisce proprio che nessuno può essere privato di quanto necessario ad una vita dignitosa. Non come quelli che, ad esempio, si beccano il reddito di cittadinanza 600 euro al mese, stando comodamente sul divano di casa, senza far niente. Vedete a voi, che state lì a vedervi le vostre serie TV, bevendo champagne e mangiando ostriche, senza far niente. Ma andate a rubare pure voi, no? Almeno vi guadagnate la pagnotta. Molti sono indignati per l'ex senatore Antonio Dalì, condannato per mafia perché favorì Matteo Messina Denaro da dentro le istituzioni, e nonostante questo si becca un bel vitalizio di 9.000 euro al mese dentro il carcere. E non si fa così. Cioè, o lavori per lo Stato e fai il politico, o lavori per la mafia. Cioè, non è che puoi lavorare per due aziende concorrenti. Devi scegliere. Cioè, o giochi per la Lazio o giochi per la Roma. Cioè, non è che se tu giochi nella Lazio, c'hai la maglietta della Lazio, durante il derby ti fai un autogol per favorire la Roma. E non si fa così. Gli è stato anche chiesto a Ignazio La Russa, il presidente del Senato, perché non togliete il vitalizio a Dalì e gli altri politici condannati in via definitiva in galera? E lui giustamente ha risposto: non è che li si può privare di una vita dignitosa. 9.000 euro al mese dentro al carcere. Ma in che carcere avete messo questi politici? All'Excelsior di San Vittore? Poi ci ho ragionato e ho capito che giustamente un politico non riesce a vivere con meno di 9.000 euro al mese, no? Non è proprio abituato. Non come quelli che se beccano il reddito di cittadinanza di 600 euro al mese. Loro sì che sono abituati a vivere senza soldi, eh. E poi la galera costa, eh. E poi proprio in questi giorni fa molto riflettere il paradosso che il governo di destra si sia preso i meriti dell'arresto di Matteo Messina Denaro. Quando proprio un senatore della destra come Dalì, che è stato condannato in via definitiva proprio per aver aiutato, no, la latitanza di soli 30 anni di Denaro nel suo paesello indisturbato. Che fanno? Glielo dai un bel premio di 9.000 euro al mese di vitalizio, eh? Più che premio, è uno scambio, diciamo la verità. Che poi uno si chiede: ma tutti questi soldi, no, questi vitalizi che danno a questi condannati politici in via definitiva, no? Ma dove li prendono questi soldi? Come dove, no? Dal taglio del reddito di cittadinanza. È namo, no?